Ci troviamo a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. Proprio siamo a Palermo, siamo attorniati da questa montagna, da questo verde. È una giornata bucolica, ogni tanto ci vuole. Io incontrerò qui Claudio Meli. Lui è un apicoltore siciliano e ci farà vedere le arnie, cioè le casette dove vivono le api. E poi queste arnie che vengono posizionate in basso e sono di vari colori, perché loro riescono a capire qual è la loro casa anche dal colore e non solo, poi questo ve lo spiegherà lui. Sopra queste arnie ci sono i melari, proprio dove loro fanno il miele. Per cui adesso andiamo a vedere Claudio, ci ha portato a noi queste tute perché bisogna difendersi, però mi ha detto e mi ha assicurato che l'ape nera sicula è buonissima. Mi voglio fidare. Andiamo. Apicoltrici, siete pronte? E allora seguitemi. Vi porto nel magico mondo delle api, dell'ape nera, l'ape sicula. Adesso stiamo per andare ad accendere l'affumicatore, che non fa altro che produrre fumo. Questo fumo va a inibire il pungire dell'ape. Molti pensano che invece sia dalle virtù magiche il fumo. Non fa altro che far immaginare all'ape di essere all'interno di un incendio. Loro si rimpilzano di miele. Questo miele che vanno a prendere va a sbattere contro il muscolo del pungiglione. In automatico non funziona più. Fumano lo stesso, però almeno ha un po' di effetto palliativo. Come se uno si fa una mangiata e poi ha la voglia di andarsi a sdraiare perché non riesce a fare più niente. Ora in pratica prendono tutto questo miele, la sacca del miele accanto a quella del muscolo va a spingere il muscolo del pungino e non dovrebbe più funzionare. Questo in pratica è l'inizio della costruzione del favo. E c'era d'api pura, perché non deriva come queste che puoi vedere dal foglio cereo prestampato dall'uomo. Quelle artificiali da lì poi costruiscono, queste invece l'hanno creata proprio loro. Perché è arrivato in questo tempo che c'è la fioritura, hanno bisogno di allargarsi, la famiglia cresce di più. È bellissimo. E questa tu che cosa ne fai? Questa di qua io la utilizzo per fare appunto telaini e aumentare la grandezza dell'arnia, oppure quando è in questo caso che è così, l'apicoltore la ripristina, la ricicla, cioè in pratica la prendiamo, la facciamo squagliare a 120 gradi per togliere i batteri eventuali eccetera eccetera e la riutilizziamo, non si butta niente. E come la riutilizzi? Questa qua si squaglia, poi si mette in una pressa che fa uscire i fogli così. Ah ok, e c'è un prestampato? Prestampato e fa queste cellette esagonali, come vedete, ma questo è perché è artificiale. L'esagonale della celletta in origine non è che l'ape lo costruisce così geometricamente perfetto, sono dei piccoli cerchi, è come le bolle di sapone, se tu le sovrapponi una all'altra gli angoli poi diventano piatti. Questa cera di qui, questi favi con cera nuova, sono eccezionali proprio per andare a creare creme, per fare scrub, burro cacao. Quindi tutto per la cosmesi. Oggi siamo qui in questo posto a Piana degli Albanesi perché vi volevo fare vedere la raccolta della sulla. Sulla? Sì, sì, che sarebbe una pianta foraggera, viene utilizzata spesso per dare a mangiare agli animali. Queste sono le arnie. Qua dentro ogni arnia contiene una regina con dalle 60 alle 100.000 api, quindi una famiglia al completo, con all'interno covata maschile e femminile, quindi operaie e fuchi, la regina che è unica e col feromone della regina appunto mantiene l'alveare compatto all'interno, ecco perché rientrano tutte nella stessa arnia. Allora, l'arnia è il cubo sotto. Okay. Questi che noi vediamo sopra sono i melari, quindi significa che sono quelle piccole arniette, proprio metà di un'arnia, dove l'ape tende a inserire il miele. Allora, in pratica, ad esempio, questo melario è pienissimo di miele. Purtroppo quest'anno stiamo avendo problemi ovunque con il miele, perché la stagione è anticipata, c'è stato un tempo brutto. Fortunatamente la sulla è l'unico punto dove stanno facendo del miele. Fra l'altro lavoro a mani nude perché
essendo che faccio molti lavori di fino, come l'introduzione delle celle oppure la marcatura della regina, preferisco avere proprio tattilità e toccare le api, evitando con i guanti di schiacciarle, eccetera, eccetera. Però sono molto mansuete. Fra l'altro, se la telecamera riesce a inquadrarle, sono nerissime. Questa è famiglia di ape sicula. E tutto questo che vedete all'interno, vedete questa cosa, questo liquido all'interno? Questo è tutto miele di sulla. Che adesso io me lo vado ad assaggiare perché voglio capire che sapore abbia questo miele. Tu riesci a tenermelo. Basta che lo tieni da qualsiasi punto dove non ci siano loro, perfetto, pesa. No, aspetta, è pesante, no? Tienilo pure con l'altra, tranquillo, non ti pungeranno mai. Elisabetta ce l'ha l'apicoltrice del 2013. Io mi assaggio questa prelibatezza. Com'è? Buonissimissimo. Vi faccio vedere un po' com'è composto dall'interno l'alveare. Quindi, ricapitolando, ad esempio in questa famiglia che ha lavorato bene, questo non si può alzare di quanto è pesante, ho già inserito il secondo melario. Perché si possono inserire più melari? Sì, sì, a scala. Tutto sta alle capacità e alla produzione, alla produttività della famiglia. Quindi finché produce e finché c'è spazio fino in alto si possono mettere tutti i melari che uno vuole. Ad esempio in questa famiglia ce ne sono due, quello di sotto sta per essere costruito e riempito e qua invece abbiamo la vera e propria famiglia. Questa griglia di metallo che si mette fra il nido e fra i melari non è altro che l'escludi regina, dalla parola stessa esclude la regina, quindi... E la regina dove sta? Sotto. L'ape nera sicula, Apis mellifera sicula. E tu adoperi solo quest'ape? Soltanto quest'ape. Certificata, cerco di fare selezione, faccio parte del progetto Ape Slow e produttori e allevatori di ape sicula, quindi può capitare che fra tantissime famiglie ci possa essere tuttora qualche famiglia di ibrida, però in questi casi si fa selezione, si sopprime la regina o si portano al confine quelle famiglie che non sono interessanti e si sostituisce la regina vecchia con una nuova nera. Ad esempio qui hanno costruito addirittura un pezzo di favo oltre il divisore, oltre il diaframma. Che non dovrebbe succedere. No. Significa che la famiglia sta veramente bene e costruisce fantasticamente. Ci sono molte api nuove ed essendo che sono molte api giovani, sono ceripare. Significa che alle api nuove si sviluppano le ghiandole per la creazione della cera. Lo puliamo. E qua c'è miele, stavano cominciando a riempire pure qua di miele. Loro riconoscono la loro casa come noi comunichiamo verbalmente, loro utilizzano un linguaggio di feromoni, quindi è tutto odorato. Loro tramite la ligula, che sarebbe la linguetta, tramite le antennine, tramite un sistema complesso di feromoni, cioè proprio sono dei come il sudore, come la serotonina e come tante altre cose, in loro funziona così. Loro comunicano che c'è la regina, che non sono orfane, che stanno bene, che non c'è bisogno di sciamare. Ad esempio adesso è appena finita la stagione della sciamatura, bruttissima, perché? Che cos'è la sciamatura? La sciamatura è purtroppo per un fatto di salvaguardia della specie. Guardate cosa c'è qui. Questo è tutto miele. Loro hanno creato in più questo favo, oltre il diaframma, che sarebbe quello che va a segnalare la fine. Dopo l'ultimo telaino di spalla si mette questo diaframma per evitare che rimanga spazio. Loro hanno costruito oltre e l'hanno riempito tutto di miele. Vedete quanto è docile la pesicola? E poi tu che cosa fai? Questo miele come lo estrai? Questo miele si estrae dai telaini da nido che vi ho fatto vedere precedentemente. Si disopercola. Disopercola cosa significa? L'ape, che è un insetto estremamente intelligente, suge il nettare dalle piante, che è una soluzione acquosa. Suggendolo in pratica ha molta percentuale di acqua, loro in pratica tramite l'apparato digerente non fanno altro che ingurgitarlo e ributtarlo e ringurgitarlo fino a che diminuiscono e abbassano totalmente la percentuale di acqua, rimanendo soltanto una soluzione zuccherina. Ecco perché il miele ha questa conservazione a lungo termine, non va mai in scadenza. Allora, questo telaino
e fa parte della famiglia. E infatti era quello che vi stavo dicendo. Se voi guardate qui, abbiamo una parte di telaio a covata. Questa è covata, chiusa. Significa che è abbastanza matura. Già questa sarà una covata, essendo che l'ape operaia, sono operaie queste. L'ape operaia al 16° giorno dall'inserimento dell'uovo dentro la celletta nasce, quindi essendo chiuse queste saranno 12°-13° giorno, fra 3-4 giorni queste sono nate. E poi tutta una corona di miele, questo è tutto miele, che raggiunta la maturazione giusta, loro vanno a chiudere. Se Serena mi guarda qui, guarda, io apro, questa in pratica è una sorta di conserva, loro mettono questo scudo non appena raggiungono la maturità del miele corretta. Qua sotto c'è tutto miele, poi noi quando infatti andremo a smilare disopercoleremo, quindi toglieremo tutto questo strato di cera che ci fa capire che il miele sotto è perfettamente asciutto, lo si mette nella centrifuga che lo fa uscire lateralmente e poi da là si filtra eccetera eccetera. Voi lo sapevate che grazie agli insetti pronubi, che sarebbero quelli che fanno l'impollinazione, dipende un terzo di quello che noi apportiamo alla bocca e mangiamo. Senza di loro noi saremmo estinti, non subito ma nel giro di 3-4 anni. Perché? Perché l'ape è l'unico insetto che in natura, allora sono le api, i bombi che sono sempre della sottospecie delle api, alcune falene notturne che effettuano l'impollinazione naturale. L'uomo non sarebbe in grado con le tecnologie che ci sono adesso di impollinare tutte le specie faunistiche che ci sono nel mondo, quindi se dovesse estinguersi, ecco perché le petizioni e tutte le lotte che noi apicoltori facciamo contro i pesticidi utilizzati in agricoltura, l'essere subito dopo che morirebbe saremmo noi umani, perché da loro dipende appunto l'impollinazione dei fiori, quindi la nascita dei frutti, di molti ortaggi. Senza di quelli periremmo purtroppo, sì. Ogni famiglia è differente per un fatto sia di feromone, anche loro imparano delle navigazioni come se fosse aeronautica. Quindi dall'esterno cosa fa l'apicoltore? Tende anche, questo vale per l'inizio, ad alternare i colori e le tipologie di arnia. Perché loro vedono i colori. Sì, loro percepiscono i colori, anzi vedono sotto certi aspetti meglio dell'uomo, perché vedono in ultravioletto, ci sono delle sfumature di colore che noi non riusciamo a vedere, mentre loro sì. Molti fiori che noi non vediamo e per noi sono verdi, loro li vedono coloratissimi e riconoscono fra l'altro anche alcune figure geometriche. Inoltre l'ape ha una comunicazione fantastica, nel senso che, ad esempio, una mattina un'operaia si alza, va in volo non appena sorge il sole per andare a cercare il bottino, non appena rientra nell'arnia per comunicarla alle sorelle, fa una danza. Molto spesso, infatti, richiamano con la ghiandola di naso, no, ecco, se con la telecamera possiamo inquadrare qua, c'è una ghiandola che fuoriesce, arancionata, piccolissima. Questa che sta svolazzando, cioè sta sfarfallando per emanare questo feromone e farlo arrivare alle altre, sta richiamando come questa, come quella, qua si vede benissimo, anche se è nascosta. C'ha una piccola ghiandola, detta proprio ghiandola di naso, no, eccola qua. E loro con le alette, con la ghiandola emanano questo feromone, e con le alette invece lo spruzzano verso fuori per richiamare le altre e spiegarle qual è la strada. Questo è polline, hanno delle sacche elastiche dietro le zampe e riescono a riempirle di polline. Te le metto più alla luce così è più visibile. Niente, l'alveare è fantastico, fra cera d'api, polline, propoli, questa è la propoli, questa cosa appiccicosa nera che vediamo è la propoli. Sono attratte il nero della videocamera. Sì, loro vedono il rosso nero e il nero nero e le scambiano questi colori per i predatori naturali tipo orsi e cose varie, ecco perché attaccano. Che bello, dirlo prima? No, ma sei tutta bianca, la tuta è tutta bianca, un po' di videocamera nera. Ti metto un po' di fumo addosso. Ora, una cosa che io volevo far vedere, al di là della bellezza e della tranquillità di queste api nere meravigliose, è l'ape regina. Sì, sì. Allora, di solito, ma non è una regola scritta, l'ape regina predilige i telaini vecchi o i telaini presidiati, significa contenenti tutta covata nuova,
perché un'altra delle cose importanti che funziona all'interno del nido e che mantiene la famiglia unita, oltre al ferormone della regina, è il ferormone della covata. Quindi le larvette di covata emanano già da piccole un feromone importante. Non c'è neanche qui, anche perché è marcata. Per questo ti dicevo il discorso del lavorare a mani nude è impagabile, perché con i guanti, anche in lattice che siano, c'è molta propoli e c'è molto miele, vanno ad appiccicarsi. Secondo me nella prima. L'ultima dall'altro lato? Sì. Controlliamole subito. La regina qual è? Quello di ovo de porre significa che è l'unica cosa che fa, una delle più importanti è quella dell'unica che ha l'organo riproduttivo attivo, quindi funzionante. L'unica soltanto, è l'unica in grado di rimanere feconda e poter deporre. Cioè una sola con tutte queste api? Una sola, si accoppia una sola volta in tutta la sua vita con 15-16 fuchi, diciamo che si dà la pazza gioia, ai fuchi scoppia l'organo riproduttivo, quindi i poveretti non possono neanche assaporare quel bel momento, dopodiché lei rimane feconda e per 5 anni continua a deporre. Sta a noi però andarla a sostituire, perché dopo 2-3 anni che depone comincia a diventare improduttiva, si dice, una regina che depone male. Ecco perché la marcatura, Elisabetta. Si marca col colore, che sono colori internazionali dell'anno, per capire che età abbia quella regina e di che anno sia. Ah, che anno ha un colore? Sì, sì. Ad esempio quest'anno abbiamo il giallo, quest'anno va di moda il rosso, l'anno scorso era il giallo. Qua, eccola, ritrovata. Una regina fantastica, nera, proprio regina sicula, si vede benissimo, è leggermente tigrata, col pallino giallo. Più lunga, più bella, di un colore particolare, è veramente bellissima. Se voi di norma avete visto le api comuni, l'apis mellifera o la ligustica, sono gialle arancionate. Questa è proprio nera. Quindi è lei, è la regina che è prolifica, che ovo depone e che mantiene compatto tutto l'alveare. La vita dell'alveare intero dipende da lei. Dal grado in cui riesce a deporre, da quante uova riesce a deporre. Tutto pieno di miele. Qua ci sarà un vasetto di miele. Miele di Sulla, che da parecchio è apprezzatissimo, perché essendo che noi in Sicilia non abbiamo l'acacia, o quantomeno l'abbiamo solo in alcune parti del Messinese, la nostra Sulla è la loro acacia, perché è trasparente, molto neutra, non ha un sapore preponderante. Che dite, le lasciamo riposare così continuano a produrre quel buon miele di Sulla? Sì, dai, mettiamola a nanna, va. Perfetto, gioie, le abbiamo già disturbate abbastanza. Abbondantemente. Questo qua è pesantissimo. Ok, perché quello pieno si mette sopra? Perché mettendo sopra quello già pieno di miele, loro nel salire e continuandosi a rifocillare del miele di sopra, tendono a costruirmi e a riempirmi quello centrale. Quindi sono obbligate al passaggio da sotto a sopra. È una bella sfumacchiata, prima di andarcene. Buon appetito, questo miele è dolcissimo. Qua non si fa fumo. No, qua si fa arrosto. E miele. E adesso ci andiamo a pappare tutti quanti. Anzi, ti consiglio di spegnere la telecamera proprio in quarti qua e andarcela a mangiare. Queste le faccio andare tutte adesso. Ma ci pensi tu col fumo? Così io butto i soldi. Vai. Se ne vanno. Hanno capito che è un bluff. Bravissima. Qua se ne stanno andando. Le aiuto io ad andarsi. Tu col fumo, io con la leva. Okay. Io, se tu sei d'accordo con me, lascerei Serena qui. Ce ne andiamo? Andiamoci a mangiare questo miele. Sì, sì. Ho visto che è abbastanza addentrata e felice di rimanere lì. Andiamo. Vieni, stesi.